Vai, vai. Amici di Giacomo, buongiorno. Eccoci oggi il nostro appuntamento con il calcio femminile. Qualche minuto lo rubiamo al mister, a Pablo Verghifker, per innanzitutto fare un po' il bilancio del girone di andata, chiuso domenica con una bella vittoria 6-1 e con il primo posto campione d'inverno. Pablo, sei contento? Buongiorno, sì, molto Buongiorno. contento, molto molto contento. Sì. Tra l'altro, bisogna dire una cosa, l'abbiamo detto anche durante la diretta. Domenica la squadra mi è sembrata veramente di uno step superiore. Sì, Sei contento? molto, molto, e principalmente perché possiamo, tutto quello che facciamo settimana, a volte non si riesce a fare domenica, ma le ultime due partite, sia Bielese che domenica scorsa con Pinerolo, abbiamo fatto un gioco veramente di altissimo livello. Tra l'altro anche 10 gol in due 10 gol in due partite. partite, sì. Sì, al di là del risultato, no? Noi vediamo il completo, ovviamente, noi che le teniamo tutti i giorni a loro. Io vedo una crescita a livello personale di ognuna importante. Credo che quella sconfitta Contro la con gratis. la Grate ci è servito tanto, È vero. tanto, perché a volte tu vinci e non ti rendi conto, noi e loro, di mettere i piedi e dire vabbè, dobbiamo sistemare questo, l'altro, e Vero. venuto abbiamo preso uno schiafo Giusto, e Pablo. è andato. Questo livello di squadra che abbiamo visto giocare domenica, io ti dico veramente, ho visto una squadra muoversi e ti faccio i complimenti perché con grande velocità, 1-2, insomma, gioco molto bello, veloce, aperture. Era quello che tu volevi Sì, quando sei arrivato a. assolutamente. Io credo che è stata la prima intervista qua che ti ho detto vogliamo giocare. Però alzare l'intensità. Ci hanno chiesto quello nell'allenamento e si vede che erano i risultati perché Sì, loro. perché l'intensità è veramente alta, Altissima, altissima. altissima, sì. Come si fa a mantenere? Lavorando, lavorando, correndo, guarda, domenica abbiamo fatto quello, martedì hanno fatto, per dirti, 40 scatti di 80 metri in 15 secondi, costanti, continui. Allora non avanziamo perché se avanziamo perdiamo un po'. Allora noi continuiamo in quella, loro sono in piena crescita, parliamo di ragazze in crescita anche calcisticamente, al di là di Cascalano, di Vivirito, che sono ragazze già con esperienza, vasta esperienza in queste categorie e nel calcio femminile, abbiamo ragazze di 22-21 anni Sì. che loro stanno crescendo e per fortuna crescono con noi. E questo Molto, è. molto bene. Allora, quindi direi che è sicuramente una prospettiva molto bella, importante per le prossime. Pablo, ti chiedo, parliamo della partita di domenica, ancora Cantù, ancora Vighizzolo, perché il sintetico mi pare vi Sì, molto, piaccia. molto, molto, molto. Credo che sia il miglior campo dove noi possiamo esprimere il nostro gioco. Sì, in effetti è vero, un bellissimo campo, grazie appunto anche alla società, al castello che vi ospita. Il Canelli è la prima giornata del girone di ritorno, tu non c'eri all'andata, cosa sai? Ma soprattutto, ecco, io credo che forse se voi giocate come sapete fare, no? Guarda, quello che abbiamo visto un paio di partite che ci sono nella rete di loro. Loro hanno ben 19 punti in classifica, è un po' bugiardo quel punteggio, prima perché sono tornate, sappiamo che sono tornate due o tre giocatrici importanti loro degli infortuni. Due, è una squadra più o meno che segna e li segnano, più o meno come il Pinerolo, no? Sì, esatto. E loro hanno 25 gol fatti, 21 ricevuti, allora sono lì. Non dico che se noi facciamo le cose bene sicuramente porteremo a casa. Sì, faremo di tutto per fare le cose bene per portare i punti a casa. Ecco Pablo, devo dirti anche un'altra cosa, forse tu te ne sei accorto dalla panchina, domenica c'era anche veramente tanta gente, Tantissimo. il presidente era molto, adesso salutiamo anche Stefano Verga, il presidente era molto contento, Sì. perché in effetti adesso io vedendo una partita come quella di domenica devo dire che sei anche invogliato ad andare a vedere la partita, no? Eh Delle tue sì, ragazze. quello è l'obiettivo anche, dare qualcosa da dentro fuori. L'importante è questo, che la gente venga a conoscere le ragazze, venga a conoscere il calcio femminile, perché il movimento sta crescendo e noi in questo momento per fortuna siamo protagonisti di questo cambiamento. Allora,
dobbiamo andare avanti. E mi raccomando, Paolo. Allora, quindi, cari amici, noi chiudiamo con il mister. Ah, un'ultima cosa, è venuta settimana, non, sì, settimana scorsa è venuta la ragazza spagnola Ana, esatto, che era qui con il presidente. Domenica ha fatto un piccolo assaggio, sì, perché 20 minuti. Ecco, qualche, la vedremo in campo. Sì, io credo che lei, anche lei continuerà a crescere. Lei viene di 6 mesi senza giocare, allora andiamo un po' alla volta. Sì, però credo che andrà bene. Ha un piede fantastico. Ah, perfetto. Anche quindi lei, se ce lo garantisci tu, sì, siamo tranquilli. Domenica 14:30 Vighizzolo, ACF Como contro Canelli. Vi racconteremo anche tutto, ovviamente, come sempre, in diretta. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, arrivederci.